Buon pomeriggio a tutti cari amici appassionati di ottiche. Molti tra voi conosceranno la classica sensazione che un appassionato avverte quando, finalmente, è in grado di osservare uno strumento da sempre desiderato e che purtroppo non ha ancora avuto il piacere di utilizzare. Molto bene, da qualche giorno questa piacevole euforia la sto vivendo io. Da appassionato di rifrattori astronomici di alta qualità, infatti, desideravo da molto tempo poter osservare nel Telewu NP127IS. Grazie alla collaborazione di Unitron Italia, distributore ufficiale del noto marchio americano, ho potuto finalmente soddisfare questo mio desiderio. Prima di entrare nel dettaglio voglio anticiparvi il costo, che ovviamente non è per tutti, ma che è già presagio di eccessa qualità. Il Telewu NP127IS nella versione tubo ottico con porto oculare da 2 pollici e valigia costa 9.540 euro IVA inclusa. Ci vediamo tra poco dopo la solita sigla. Ho ricevuto questo stupendo rifrattore con un diagonale Telewu Everbright da 2 pollici a 90 gradi e una eccellente culla di cui vi parlerò più specificatamente tra poco. In dotazione mi è stato anche inviato un adattatore fotografico da 2 pollici. Il telescopio e quegli accessori sono custoditi all'interno di una splendida valigia che meriterebbe da sola una recensione. È stata specificatamente progettata per questo rifrattore, infatti è possibile inserirlo all'interno soltanto dopo aver portato in posizione sia il tubo di focheggiatore sia il paraluce. Pesa poco più di 5 kg, è dotata di serrature e divani specifici per riporre sia il diagonale che vari accessori. Oltre alla valigia ho trovato il manuale delle istruzioni su cui il fondatore Eil Nagler ha scritto di proprio pugno "Ti auguro buone osservazioni". Questa è una finezza che denota l'attenzione di Telewu nei confronti della propria clientela. Inizio con il confermarvi che l'acronimo IS o IS significa Imaging System. Comprenderete quindi che si tratta di un telescopio astronomico che è stato ottimizzato per la fotografia astronomica. Ha un diametro dell'obiettivo di 127 mm e una lunghezza focale di 660 mm che genera un rapporto focale di 5,2. È lungo circa 80 cm con ovviamente il paraluce e il focheggiatore retratti e la mia bilancia elettronica ha stimato un peso con la culla pari a 8.156 grammi, quindi poco più di 8 kg. Il suo schema ottico è stato concepito basandosi su quello ideato da Joseph Petzval, che prevedeva un doppietto spaziato in aria in grado di produrre un campo focale piatto, ma un campo di vista relativamente stretto. La ricetta di Eil Nagler, infatti definito come Apo Nagler Petzval Refractor, invece è stata migliorata nel corso degli anni e il Telewu NP127IS ne è la migliore evoluzione. Il doppietto frontale infatti è composto da vetro ED aperto circa F11, mentre lo spianatore riduttore di campo è situato nei pressi del focheggiatore. Si tratta quindi di un rifrattore a 4 elementi compatto, altamente corretto e di corta focale. Tutte le superfici aria-vetro del sistema possiedono un rivestimento antiriflesso multistrato che migliora la trasmissione complessiva della luce attraverso le lunghezze d'onda comprese tra i 400 nanometri e ben oltre i 700. Fornisce un potere di raccolta della luce pari a 300 volte rispetto all'occhio umano e una trasmissione luminosa che lo porta a essere paragonabile a quella di un semplice doppietto. Come tutti i telescopi Telewu, la collimazione avviene in azienda e non è possibile intervenire da soli. Posso però confermare che questo esemplare è arrivato perfettamente collimato. Come potete vedere, esteticamente beneficia di un design classico e di eccellenti rifiniture, delle caratteristiche ben note agli amanti del marchio. Il tubo è di colore bianco, verniciato a polvere e si apprezza quindi un piacevole contrasto con il focheggiatore e il paraluce, entrambi di colore nero. L'interno del tubo ottico è privo di diaframmi e, come prassi per Telewu, è presente una carta vellutata di colore nero opaco che mi pare svolga egregiamente il suo compito. Meccanicamente è ineccepibile. Rispetto al modello precedente, l'Imaging System presenta un riduttore spianatore molto grande per evitare la vignettatura con i più risolventi sensori CCD, nonché con le reflex full frame. Di fatto è passato da 2 a 3 pollici di diametro,
stessa decisione è stata presa per questo motivo con il focheggiatore, anch'esso di grandi dimensioni, e possiede un'apertura anteriore da 3 pollici, un'apertura posteriore da 2,4 pollici. Oltre a ciò è ottimizzato con un sistema pignone con cremagliera con una demultiplica con rapporto 10:1 e viti di serraggio che è possibile automatizzare grazie al motore elettrico a velocità regolabile denominato Focus Mate. Rispetto al modello precedente è stato anche aumentato il carico utile e presenta una messa a fuoco più lunga per consentire l'utilizzo di una moltitudine di accessori fotografici. Per mantenere l'ortogonalità dell'asse ottico, mentre si cambia l'orientamento della fotocamera, il tubo di trazione possiede 3 viti di bloccaggio che si serrano contro un anello a cono. Questo accessorio inoltre è filettato per accettare innumerevoli accessori fotografici. Il focheggiatore del Telewoo NP127S non è dotato, come vedete, di rotatore a 360 gradi. Forse questa è una decisione voluta in fase di progettazione per contenere le flessioni e aumentarne la robustezza. La culla lavorata dal pieno è una meraviglia. È dotata di varie filettature e di slot per il montaggio degli accessori e presenta inoltre una piastra di montaggio inferiore che può adattarsi a innumerevoli piastre e ovviamente ha le maggiori montature astronomiche presenti sul mercato. Come specificatamente ho chiesto, mi è stata fornita da Unitron Italia una slitta con passo Losman D per il collegamento alla mia vissuta Skywatcher NQ6. È possibile bilanciare o togliere il tubo attraverso un sistema con 4 perni che dopo un breve periodo di rodaggio, essendo io abituato a una culla con una manopola singola, si è dimostrato preciso e funzionale. Per quanto riguarda lo star test, ho analizzato il disco di diffrazione della Stella Vega con 2 oculari, un Takashi ortoscopico da 4 mm e un ILI da 2,8 mm, quindi a circa 240x. Ho poi voluto ripetere il test avvalendomi anche di una Barlow 2x apocromatica e dell'oculare ortoscopico appena citato. In ogni caso, il Telewoo NP127IS ha dimostrato un'ottima qualità ottica. Il disco di diffrazione in intrafocale è circondato da anelli privi di luci diffuse molto regolari. Non ho percepito traccia di astigmatismo e anche l'immagine in extrafocale è una delle migliori che io abbia osservato, quasi identica a quella in intrafocale. Se su eccetto ha una lievissima percezione di luce diffusa. Penso insomma che sia il miglior star test che io abbia effettuato in un telescopio dalla focale così corta. Le immagini delle stelle a fuoco poi sono perfettamente puntiformi e, come direbbero gli amici americani, sembrano delle capocchie di spillo. Un astrografo d'eccellenza deve consentire all'appassionato più esigente di poter praticare la sua passione nel miglior modo possibile. Per questo motivo, come ho anticipato, il Telewoo NP127IS è stato ottimizzato per utilizzare decine di accessori Telewoo adatti alla fotografia astronomica. Sarà quindi possibile beneficiare non solo del sistema di focheggiatura elettronico Focus Mate, ma anche del correttore per ottimizzare ancora di più la rese borde oppure di un riduttore di focale 0,8x. Penso comunque che la prova migliore sia mostrare ai lettori queste stupende immagini che state vedendo, ottenute dagli amici astrofili James Barnell, Riccardo Ballerini, Patrick Winkler e Gianni Quarra, che utilizzano questo telescopio con molto profitto. Come potete vedere dalle immagini ottenute anche facendo uso di grandi sensori CCD, la qualità fotografica di questo rifrattore è eccelsa e ben si presta alla ripresa di ampie porzioni del cielo stellato, non disdegnando neppure la fotografia lunare planetaria. Personalmente ho apprezzato la grande qualità meccanica, la facilità nella fase di messa a fuoco e l'ottima robustezza del focheggiatore, che è veramente in grado di gestire pesi elevati. Ormai avrete imparato a conoscermi e quindi non potevo evitare di testarlo nel settore prettamente naturalistico. In questo caso ritengo che Kova abbia creato un oculare zoom eccezionale. Per questo motivo, grazie all'adattatore da 2 pollici, ho potuto sfruttare il TE11WZ con il Telewoo NP127, come se fosse un gigantesco spotting scope con ingrandimento variabile, circa 28-80x. La visione all'alba e al crepuscolo era così spettacolare ad essere quasi impossibile da paragonare a un eccellente telescopio terrestre da 95 mm che ho utilizzato come confronto. In effetti, chi potesse sfruttare una terrazza panoramica che si affaccia sul mare o sulla montagna
godrebbe quindi di visioni entusiasmanti, non solo del cielo. Quando dotato di un visore binoculare di ottima qualità, inoltre mostra delle immagini luminose e rilassanti, come i migliori binocoli apocromatici attualmente presenti sul mercato. Oltretutto, nell'utilizzo astronomico, paragonandoli ai binocoli angolati più recenti, fornisce una maggior puntiformità delle stelle. Nell'osservazione del cielo profondo, negli ovvi limiti del suo diametro, che per un telescopio non ostruito possono essere paragonabili alla luminosità raccolta da uno strumento ostruito di 20 cm, è eccellente. Le immagini di galassie, nebulose, ammassi stellari sono corrette sino al bordo del campo, fattore che dipende anche dagli oculari utilizzati. Il fondocielo è scuro, le stelle, come anticipato, sono perfettamente puntiformi e grazie all'ottima apocromaticità si apprezza una resa dei colori reali che consente di percepire nette differenze tra le componenti stellari di sistemi duplici dotati di colori differenti. Ad esempio, non guardate al bireo sotto un buon cielo perché potreste rimanere rapiti. Il contrasto fornito dal treno ottico di alta qualità facilita inoltre la percezione degli oggetti celesti più evanescenti, tanto che più volte in una notte mi pareva di stare osservando con uno strumento dal diametro decisamente superiore. Con un oculare Doctor Noblex UVA da 12,5 mm che genera poco più di 50 ingrandimenti, è possibile vedere e osservare in campo sia la nebulosa della Lira che le stelle periferiche che compongono la costellazione. Il doppio ammasso di per sé è uno scrigno di gioielli, le Pleiadi sono totalmente visibili in un campo ben corretto. Con un PLOS TeleV da 55 mm a 12x, ad esempio, è possibile abbracciare quasi 4 gradi di campo, 3,99. Mentre con un Negler serie 5 da 31 mm che genera 21x, potreste beneficiare di 82 gradi di campo apparente e di 3,65 gradi di campo reale. Dato il suo schema ottico devoto alla fotografia, nei giorni antecedenti al test lunare e planetario mi ero convinto di non dovermi aspettare grandi prestazioni. Si tratta pur sempre di un sistema ottico aperto poco più di F5. In realtà ho dovuto ricredermi. Giove, ad esempio, mostra un disco di colore bianco neutro con un bordo molto nitido e soprattutto con una totale assenza di aberrazione cromatica anche a 250x. Una stretta comparativa con il mio amato Takashi FS-128, che è un doppietto alla fluorite minerale aperto F8, ha mostrato infatti una miglior resa dei colori nel TeleV NP127, che era quasi perfettamente paragonabile per dettaglio fornito al contendente giapponese. Per questo genere di prova ho utilizzato degli oculari rotoscopici Takashi di ultima generazione. Questa comparativa atipica, proprio perché io non sono solito decretare un vincitore in strumenti dalla concezione focale differente, mi ha però portato a dovermi ricredere sulla capacità che ha un rifrattore di corta focale, ma con questo schema ottico e di eccellente qualità, nel fornire delle ottime prestazioni anche nella cosiddetta alta risoluzione. In alcuni momenti notavo un miglior microcontrasto nel Takashi FS-128, in un altro ad esempio preferivo l'assenza di aberrazione e la tonalità neutra del TeleV NP127IS. In entrambi i telescopi ho sempre visto i medesimi dettagli, forse in modalità leggermente differenti, ma il risultato nella percezione degli stessi era pressoché identico. Per esemplificare, posso dire di aver visto ad esempio su Giove circa 10-11 bande atmosferiche, la macchia rossa, vari ovali, l'ombra dei satelliti e qualche festone nella zona equatoriale. La comparativa invece non è neppure iniziata da un punto di vista meccanico, dato che la qualità del sistema di messa a fuoco del TeleV è risultato vincente per precisione e fluidità rispetto a quello del mio vecchio rifrattore alla fluorite. Si ambienta inoltre anche abbastanza velocemente, forse proprio grazie alla presenza di un semplice doppietto ED che risulta la parte più spessa, diciamo così, dell'intero treno ottico. Per quanto riguarda Saturno, l'immagine del pianeta è risultata abbastanza simile in entrambi gli strumenti, con bordi nitidi e medesimi dettagli, ma zero aberrazione cromatica nel TeleV, che invece si percepiva un po' con il rifrattore giapponese. Inoltre l'immagine nel TeleV NP127IS mi pareva leggermente più luminosa. Nell'osservazione lunare l'ho spinto sino a 350x, dove ho notato un ottimo contenimento della luce diffusa al terminatore e l'assenza di aberrazione cromatica sul bordo illuminato della Luna e su picchi e crateri più luminosi. Ho ammirato particolari di eccellente interesse, come ad esempio il domo bisseccato di Birt, i crateri sommitali dei domi di Hortensius, i microcrateri piroclastici, la rima nel cratere Alfonso e qualche craterino in Plato e decine di rime lunari.
Posso senz'altro confermare in definitiva che il TeleV NP127S non ha deluso le mie aspettative. È forse il telescopio che meglio rappresenta lo strumento tuttofare a cui molti astrofili ambiscono al culmine della loro carriera. Da appassionato di fotografia classica mi ha ricordato un po' la qualità del Canon 300 F28 serie L, che è perfetto e luminoso per le foto al crepuscolo, ma quando dotato di un duplicatore di focale non ha nulla da invidiare più specializzati teleobiettivi per l'avifauna. Direi quindi che il TeleV NP127S è il perfetto connubio tra la qualità ottica e meccanica, sfruttabile dal grande appassionato di fotografia astronomica che però necessita di compiere eccellenti osservazioni del cielo profondo e ottime osservazioni della Luna e dei pianeti. Del resto, le fotografie astronomiche ottenute dagli amici astrofili sono state molto esaustive riguardo le sue capacità da astrografo professionale. Se poi considerate che è anche abbastanza compatto da essere trasportato senza troppi problemi e ben si presta a semplici sessioni visuali con un'alta zimutale o con una testa video di alta qualità, penso che possa fregiarsi del titolo di telescopio universale. Adesso è giunto il momento, prima di salutarci, di parlare in sintesi dei pregi e dei difetti. Per quanto riguarda i pregi, direi una grande qualità ottica e meccanica. Si ambienta molto velocemente, pur essendo uno schema a 4 lenti, ha un eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica, è nitido e contrastato anche ad alti ingrandimenti. Inoltre, con oculari grandangolari di buona qualità, fornisce un campo di vista da binocolo astronomico. È eccellente nell'osservazione del cielo profondo, nell'osservazione terrestre da postazione fissa e ottimo per le osservazioni della Luna e dei pianeti, grazie a questo originale schema Petzval-Nagler. Come astrografo consente di sfruttare i grandi sensori fotografici e propone delle soluzioni meccaniche intelligenti e bene realizzate per coadiuvare gli astrofili in questa tecnica fotografica sempre più esigente e complessa. Per ciò che concerne i difetti, la culla con le quattro manopole è meno immediata rispetto a una classica manopola centrale, ma è questione di gusti. Avrei preferito, dato il prezzo, anche un semplice Red Dot di serie. Il costo ovviamente non è da strumento entry level, ma potrebbe essere veramente un telescopio definitivo per molti appassionati esigenti. Il TeleV NP127IS nella versione tubo ottico con porto oculare da 2 pollici e valigia costa 9.549 euro IVA inclusa e beneficia di 5 anni di garanzia direttamente dal costruttore, oltre i 2 di legge classici per l'Italia dalla data di acquisto. Ricordo inoltre che l'azienda americana prevede una garanzia a vita sulla maggior parte degli accessori e degli oculari. Consiglio quindi di visitare il sito ufficiale della TeleV per maggiori informazioni. Colgo l'occasione per ringraziare gli amici astrofili che hanno gentilmente fornito le immagini a corredo di questo video e all'interno dell'articolo presente su Binomania: James Barnell, Riccardo Ballerini, Patrick Winkler e Gianni Quarra. Un ringraziamento anche a Maurizio Liborio del Parco Sette Termini per concedermi ogni volta di girare in questo posto meraviglioso. Ringrazio anche Unitron Italia, distributore ufficiale dei prodotti TeleV, per aver fornito in visione un prodotto così costoso, lasciandomi come sempre libero di citare le mie impressioni imparziali. Io vi saluto, ci vediamo tutti venerdì su questo canale YouTube e come sempre tutti i giorni sul sito ufficiale che è www.binomania.it e ovviamente sui social adesso associati. Se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona di Binomania qui in alto a sinistra. Un caro saluto a tutti e buone osservazioni. Ciao ragazzi!